Molti di voi erano qui su questa piazza come oggi. Grande festa per i 40 anni di Tutto Mere. 9 giorni di folla, uno appiccicato all'altro. Strette di mano a non finire. Euforia generale per il grande successo. E passano circa 90 giorni e piombiamo nell'incubo più spaventoso dopo le guerre mondiali. Sono stati giorni duri ma anche tristi per le tante vittime, per i disagi patiti dalla popolazione, per l'emergenza continua che la macchina comunale, assieme alla Regione e allo Stato, ha dovuto affrontare. Eravamo senza strumenti di fronte a un nemico assolutamente sconosciuto ed è quindi giusto dare atto e ringraziare per il grande lavoro e impegno messo in campo dalle suddette istituzioni integrate con il personale delle unità di crisi. Buongiorno a tutti, sono Marcello Bruno, il presidente della Proloco di Cavour in provincia di Torino. Siamo qui, ci stiamo approssimando all'inaugurazione della 42esima edizione di Tutto Mere. Siamo in un periodo purtroppo di pandemia, quindi ci vede costretti a rispettare delle regole imposte dallo Stato italiano. Quindi il problema più grande è che si può accedere solo con il Green Pass. Però può succedere che qualcuno non ce l'ha, è ancora in tempo a farlo e a ottenerlo, perché all'ingresso della manifestazione Tutto Mere c'è il camper Il Piemonte ti vaccina in collaborazione con la Regione Piemonte, dove facendo il vaccino, la prima dose, ovviamente non c'è subito il Green Pass perché ci vanno 15 giorni a ottenerlo, però facendo gratuitamente il tampone rapido voi avete il Green Pass e potete venire a visitare Tutto Mere in libertà. Quindi chi non ha il Green Pass può ovviamente fare la prima dose di vaccino, il tampone, e poi entrare liberamente a Tutto Mere. Vi aspettiamo numerosi anche fino al 14 di novembre. Grazie.